Buonasera, adesso ci sentite. Allora, questa sera abbiamo un tema importante. Questa sera parleremo del cinema per tutto e di Corrado Alvaro, quindi parleremo di letteratura, parleremo di cultura e per fortuna abbiamo degli ospiti all'altezza. Infatti abbiamo con noi il professore di letteratura italiana dell'Università di Messina, Giuseppe Rando, che abbiamo già avuto e che sembra un piacere ascoltare. Salve, professore. Ah, forse è muto. Abbiamo Cristina Miguglio, che è una scrittrice e ci tiene, potrei dire, che è insegnante, e tra l'altro è uscito un suo articolo domenica anche sulla Riviera, e Giovanni Scarpò, che è il presidente del Centro Studi Francesco Misiano. Tra l'altro, sia con Cristina che Giovanni, vedete, i percorsi sono notevoli. Giovanni Scarpò è riuscito ad entrare due Sento un volte. rimbombo. Perfetto, ma deve stare solo una volta. Adesso sicuramente non lo sento. E quindi siamo in diretta. E gli scrittori sono come il libro di Cristina, è una delle cose per cui questo territorio è anche caratterizzato, perché io feci un articolo anni fa parlando dell'itinerario degli scrittori e mi resi conto che nella Locri, rispetto al resto della Calabria, hanno avuto, voglio dire, ispirazione, nascita e ispirazione la maggior parte degli scrittori calabresi, soprattutto del Novecento, ma voglio dire, anche oggi tra i contemporanei c'è il dottor Priaco, e io inserisco anche un po' per la matrice, anche se di Santa Cristina Spromonte, anche Mimmo Galgeri, però oggi ci sono stati nel Novecento Francesco Verri, Saverio Strati, io non per esempio Saverio Montalto, perché qualcuno ogni tanto lo mette fuori, lo mette fuori, no, anche Mario Carmine, io in questo percorso ho messo pure naturalmente il Mino, che è un Mino, perché c'è anche stato il direttore giornale, Nicola Zita, come Totò Delfino, ma anche, voglio dire, Tommaso Campanella e la Nostri, che sono stati comunque personaggi dell'opera. Quindi questo territorio, devo dire, è stato sempre forte. E questo insegnamento, tra l'altro, così citiamo tutti, e non facciamo torto a nessuno, e mi viene da Pasquino Bruno, che, iniziando con la Bibbia dei poveri, raccontò un po' tutte queste vicende. Quindi la faccio, io mi fermo, do spazio agli ospiti, e partirei da Giovanni Scarpò, che è arrivato più in basso di tutti, perfetto, perché noi abbiamo pubblicato l'articolo di Pino Colodi, che è un appassionato, per fortuna ce ne sono, di Corrado Alvaro. E c'è qualcuno che ha sentito in video la mia voce, se lo va bene, non importa. E ha fatto un articolo sull'Angelo ferito, che era una sceneggiatura di Corrado Alvaro. Da qui ci siamo risentiti, dopo qualche giorno c'è stato un convegno, appunto, l'edizione 2021 del premio cinematografico internazionale Francesco Misiano, dove si è riparlato del libro, appunto, di Cristina Miguglio e Giovanni Scarpò, Corrado Alvaro e il cinema, la magnifica ossessione. Quindi, Giovanni, partiamo da qui. Sì, sì, vabbè, io volevo intanto collegarmi a quello che dicevi tu prima. Mi sentite? Sì? C'è forte e chiaro. Sì, no, ok. Riguardo la 106, perché tra le altre cose stiamo preparando anche un documentario sulla 106, che si intitola La lunga strada di sabbia, e che riguarda appunto il titolo che Pasolini, no? Aveva fatto quando è venuto in Calabria, perché appunto volevamo cogliere tutti gli aspetti di una 106 che di solito viene chiamata la strada della morte, ma che noi pensiamo di dover anche rappresentare in un altro modo, perché
sono tantissimi personaggi. Tu già citavi prima delle persone, degli scrittori, noi aggiungiamo ancora altri personaggi. La 106 parte da Taranto fino a Reggio Calabria, quindi c'è tutto un discorso da fare, ma questo è un discorso che arriverà fra qualche mese, non lo so. E, nel cinema purtroppo tu programmi una cosa, non sai mai quando arriverà, no? Perché il cinema ha tutta la sua, i suoi punti interrogativi. Il fatto di Alvaro, una cosa intanto è curiosa, che Alvaro inizia con l'angelo e finisce con Angela, no? Finisce il segreto di Angela, l'angelo ferito e poi c'è il segreto di Angela, che è veramente è un testo completo, cioè è una sceneggiatura completa, divisa per sequenze, e dove loro si ispirano. Io ho scritto, non sappiamo, ecco, il discorso è questo, io ho detto personaggi in cerca d'autore. Perché sono curioso veramente di sapere come nasce questa sceneggiatura. Loro dicono che i personaggi sono immaginari, eccetera, eccetera. È vero, però le location sono vere. Anche Prunella, che è messa nella sceneggiatura come location, è una frazione di Mento Portosalvo. Cioè, quindi loro ambientano il film a Reggio, a Messina, a Melito Portosalvo e a Prunella, questa frazione. E poi c'è Prunella Superiore, Prunella Susu, Prunella Iusu, c'è tutta una serie di discorsi. Quindi, secondo noi, secondo noi, i fatti a cui loro sono ispirati non sono tanto immaginari. Non sono tanto immaginari. Probabilmente sono. Poi un'altra cosa curiosa è questo Pancallo. Chi è Pancallo? Uno sceneggiatore, un avvocato, un giornalista. Cioè, questa curiosità poi che Alvaro scrive questo 55, cioè nel 54, un anno prima di morire. Alvaro sul cinema scriverà sempre, citando il suo scritto Quasi una vita. Ma poi Cristina dirà anche altre cose che noi scopriamo continuamente, no? Perché Alvaro non finisce mai di stupire per questa sua massa enorme di scritti sul cinema che noi abbiamo raccolto e siamo sicuramente al 99%. Ma sicuramente qualcosa ancora c'è da scoprire, anche se nulla toglie ormai al significato del libro, cioè al significato di Alvaro col rapporto col cinema che è evidente ormai, no? Leggendo questi scritti si capisce veramente come Alvaro si rapportasse col cinema, da una parte come critico, attenzione, dall'altra parte come sceneggiatore, perché non è la stessa cosa. Come critico fa dei discorsi che hanno la loro valenza sociologica, antropologica e via dicendo. Come sceneggiatore il discorso è molto diverso. Lo sceneggiatore Alvaro, diciamo, segue una linea, come dire, di collaborazioni legate un po' a. Non segue una linea ben precisa, a parte due o tre film che farà con De Santis, Riso Amaro e Caccia Tragica. Vi dico subito che doveva fare un altro film con De Santis, che era Noi che facciamo crescere il grano, nel 49, Giuseppe De Santis scende in Calabria, dopo i fatti di Melissa. Voleva subito fare un film sui fatti di Melissa, e chiama Seminara, Alvaro, lui stesso e qualcun altro per scrivere la sceneggiatura, però poi qualcuno gli ha detto che non si fa, non si fa perché la conquista delle terre non si poteva mettere in scena all'epoca. Cristina. Eccoci qua. Mi sentite? Sì. Allora, io volevo agganciarmi a quello che ha detto Giovanni Scarfò, perché dunque, Il segreto di Angela è questo soggetto cinematografico. Innanzitutto la cosa strana è che Corrado Alvaro firmi questo soggetto, perché nel frontespizio che abbiamo ritrovato di questo soggetto, insomma, la cosa un po' strana è che Corrado Alvaro firmi questo soggetto insieme a questo Nino Pancallo, di cui non si sa praticamente nulla. E la cosa altrettanto strana è che questo soggetto sia stato stampato a Reggio Calabria. E la cosa altrettanto strana è che, insomma, di questo soggetto, Il segreto di Angela, non si sia sostanzialmente saputo più nulla. Lui viene stampato nel dicembre del 53, e
stranamente Alvaro insomma non ne parla, lui continuerà a scrivere anche scriverà molto sui giornali e scriverà molto di cinema fino a 2 mesi prima di morire, però di questo segreto di Angela non se ne parla. Diciamo, la cosa un po' che mi ha un po' colpito è il fatto che Alvaro intorno agli anni 50 diventano in lui prevalenti le tematiche, quelle che noi accosteremo al neorealismo rosa, al realismo rosa nel cinema. Aveva pubblicato la raccolta di racconti L'amata alla finestra, e anche in questo segreto di Angela, diciamo, il tema principale di questo soggetto è questa storia d'amore molto contrastata, poi c'è una serie di fatti piuttosto tragici, eccetera eccetera. Diciamo, rientra poco in quello che era lo stile di Alvaro per come siamo abituati a conoscerlo. In realtà lo stile dell'Alvaro scrittore di cinema è molto diverso dallo stile, sia come stile di scrittura, sia per i temi che affronta, dallo stile dello scrittore Alvaro, scrittore per come viene considerato, scrittore meridionalista, scrittore regionalista, molto diverso. Alvaro scrittore di cinema è ancora di più, è ancora più fortemente scrittore europeo, ancora più fortemente scrittore contemporaneo, ancora più fortemente scrittore contemporaneo, progressista, assolutamente al passo con i tempi, ma addirittura precorre i tempi, perché lui si occupa del cinema per la sua funzione nella società, per cui si interroga sulla società delle immagini, su come le immagini condizionino la vita dei giovani, su come i giovani si facciano influenzare dalle immagini, da ciò che vedono al cinema. Noi questo, diciamo, con Giovanni Scarfò abbiamo potuto appurarlo perché siamo riusciti a analizzare, a leggere, a ritrovare decine, centinaia di scritti di Corrado Alvaro che hanno al centro il mondo del cinema. E quindi lui si interroga sul cinema col suo sguardo antropologico, quindi un po' come si interroga su tutti i fatti della società, quindi si interroga se il cinema sia una forma d'arte oppure no, ma la cosa particolare è che lui si pone queste domande senza mai arrivare a una risposta definitiva, perché purtroppo muore prematuramente, ma si pone queste domande, se le pone per tutta la sua vita, perché lui inizia a scrivere di cinema giovanissimo, inizia a scrivere negli anni, alla metà degli anni 20, va a intervistare Pirandello e con Pirandello parla di cinema. Quando Corrado Alvaro va in Russia, la prima cosa che fa va in una sala cinematografica per capire quali sono le reazioni del pubblico russo di fronte agli spettacoli cinematografici. Quindi la sua attenzione verso il mondo del cinema inizia all'inizio col cinema muto, praticamente all'inizio degli anni 20, e finisce 2 mesi prima della sua morte. Perfetto, perfetto. Mi fermerei qui perché voglio coinvolgere il professore Reni, che tra l'altro ha scritto non meno solo qualche titolo dei libri che ha scritto su Corrado Alvaro, la narrativa di Corrado Alvaro tra sperimentalismo, denuncia e profezia con Rubettini, Corrado Alvaro narratore, l'Officina giornalistica, e a questo ci teneva molto. Se non sbaglio è stato pubblicato con Pazzea questo, e Gente che passa. Gente che passa, tra l'altro, ci sono molti inediti. Mi pare che parlava di 58 racconti inediti. Professore, Corrado Alvaro e il cinema, dal suo punto di vista? Anche perché so che ha letto il libro... È un bel discorso. Mi compiaccio con i due colleghi che hanno scritto un bel libro. Hanno colmato una lacuna effettiva. Comunque un discorso molto, molto interessante e molto articolato, dal mio punto di vista. Per esempio, sta Angela. Io il primo nome che mi viene in mente, mentre parlava Scarfò, mi è venuto in mente, c'è una Angelina nella narrativa di Alvaro post-bellica, subito dopo. C'è Mastra Angelina, che poi però, quando finisce il romanzo, un romanzo incompleto, come è noto, non rifinito, però compare come Angelina alla fine, e non è un'apparizione, come dire, confortante, perché Mastrangelina è diventata
una prostituta e si chiama Angelina. Siamo proprio nella fase post, immediatamente post bellica. Ora, la prima Angelina che mi è venuta in mente, da Angela, ho pensato a questa Angelina, e può darsi che non ci sia nessun apporto, però il tempo, il momento è quello della fase post bellica, cioè Alvaro è uscito, come tutti gli italiani fortunatamente, dall'ingiuria del fascismo e dalla rovina del fascismo, e vive questa fase di una Italia che rinasce, e lui è la coscienza critica di questa Italia che rinasce. Ed è bellissimo questo, sotto questo profilo. Per quanto riguarda il cinema, lui bisognerebbe, credo, partire da Pirandello, ma io non vorrei farla troppo lunga. Pirandello, come è noto, in Si gira o Quaderni di Serafino Gubbio, Operatore, aveva per primo nel mondo moderno segnalato l'ambiguità del cinema, la contraddittorietà del cinema e della società di cui il cinema è l'espressione, cioè della tecnologia. Non so, Pirandello era stato in quegli anni in America, aveva visto la società americana, aveva visto lo sviluppo tecnologico in America, aveva visto la nascita del cinema, ed aveva maturato un atteggiamento, direi quasi contraddittorio, se non direi contraddittorio, e comunque critico nei confronti del cinema. Alvaro, come è noto, frequentava la casa di Pirandello negli ultimi anni, anche se erano su posizioni politiche divergenti, perché il mio, nel senso siciliano, Pirandello, questa è una cosa che non mi piace, se dobbiamo essere sinceri, però è un dato di fatto. Cioè Pirandello, come è noto, aderì al fascismo, fece parte si vestiva lì con la grande, quella specie di cosa con la sua testa, insomma, queste cerimonie, che è veramente singolarissimo, come questo scrittore che era, quanto altri mai, nemico delle forme, delle apparenze, in realtà si sia vestito secondo il criterio comunque. Ora, invece Alvaro aderì al manifesto del partito, mentre Pirandello aveva aderito al manifesto degli intellettuali fascisti, Alvaro aderì, come è noto, invece al gruppo del manifesto, anche se qui la storia è piuttosto complicata, degli antifascisti, quelli che avevano trovato in Benedetto Croce, era stato il promotore di questa cordata di intellettuali antifascisti. Comunque, il tempo è quello, è un tempo, ogni opera, ogni attività di un grande uomo, e Alvaro è un grande scrittore. Io di questo sono straconvinto. Mi giocherei tutti i 40 anni di carriera accademica, tutto quello che ho maturato in questi anni, quel poco che ho acquisito di credito nel mondo delle lettere, proprio su questo punto, sulla grandezza di Alvaro. Alvaro è veramente uno dei più grandi scrittori del Novecento. Ed è uno dei più grandi intellettuali del Novecento. È un intellettuale, come si dice oggi, anche prismatico, perché frequentò tutte le facce dell'attività artistica, letteraria, cinematografica, teatrale. Ecco, veramente è saggistica, è una personalità. E quando si pensa, mi pare che l'avete detto anche voi, l'ho letto su quel manifesto che mi ha mandato stamattina la dottoressa, quando si pensa che veniva da con tutto il rispetto ovviamente, ma come se si dice che uno che viene dalla Sicilia o che viene dalla Calabria, da un paesino della Calabria, come fa a questo? È miracoloso questa sua capacità di essere protagonista della cultura del Novecento. Alvaro non è soltanto Alvaro Calabrese, comunque questo sarebbe un altro capitolo. Mi permetto, professore, per quanto riguarda il cinema, mi fa dire una cosa sola. Sì. Io penso che lui, nei confronti del cinema, certo, loro hanno visto concretamente le sceneggiature, io ho letto qualche critica
qualche testo di critica cinematografica di Alvar. Comunque credo che in lui ci sia anche una componente, chiamiamola pirandelliana, nei confronti del cinema. Per esempio, lui parla del cinema in Belmoro, è venuto in mente proprio mezz'ora fa, e mi sono ricordato che in Belmoro, che è un romanzo che andrebbe rivisto, perché io su questo mi permetto di dire che ho scritto molto, che è veramente una bellissima opera. Purtroppo chi la legge, questo Belmoro? Però sin dalle prime pagine di Belmoro c'è questa rappresentazione, diciamo, in negativo del cinema e della televisione. Belmoro è in due parole, è un romanzo fondato sul realismo capovolto, cioè è un romanzo fantascientifico costruito sul realismo capovolto, cioè quello che è un disvalore diventa un valore in questo sopramondo nel quale finisce questo Belmoro. Ora, in questo sopramondo in cui finisce Belmoro, un elemento di diseducazione, nel senso che noi diamo a questa parola, la svolge il cinema. Per esempio, proprio a pagina 14 mi sono segnato che lui, proprio nelle prime pagine, è caduto in un paesino di Lipoma, che poi sarebbe della Calabria, e viene scoperto nudo da una ragazzina che è vicino a un fiume. Questa ragazzina si nasconde dietro un cespuglio e poi gli lancia dal cespuglio degli indumenti perché si copra. Lui capisce che qualcuno vuole che si copra e si copre. Poi ha un dialogo, sempre in queste prime pagine, con la famiglia di questa ragazzina e si accorge che questa ragazzina e la sorella sono smaliziatissime sui fatti del sesso. E lui, meravigliato, ma voi come fate a sapere alla vostra età tutte queste cose? E allora la ragazza dice... Lui ha detto: non capisco come abbiate potuto imparare queste cose, cioè un'esatta conoscenza della vita, a quanto pare, in questa casa isolata tra i campi e gli animali, le dissi. Il narratore è Belmoro. Risposta: noi sappiamo tutto, lo abbiamo imparato e lo impariamo al cinematografo, che si può vedere qui a un miglio di distanza, e a un miglio di distanza al paese. Perfetto. E questo cinema come messaggio di disvalori. Poi, sempre in questo romanzo, c'è una critica della televisione. La televisione che mercifica e che in cui lui precorre Pasolini. Ecco. Mi faccia fare il mio lavoro, a silenziare. Forse la regia l'hanno silenziata, non io sicuramente. E no, mi faccio fare il mio lavoro in quanto, se riusciamo, io l'ascolto con piacere e forse, però devo stare pure attento perché ci rimangono, abbiamo preso un appuolo, quindi 10-15 minuti massimo di programma. Allora, professore, ascolta, lei parlava poi del Corrado Alvaro, a parte il fatto che io vorrei parlare della Russia, anche perché lui è ambisiano, avrei tante cose da dire, ma il tempo è stretto. Quindi vorrei concentrarmi su questa domanda per Giovanni e Cristina e poi estenderla anche a lei. Alvaro parte dalla Calabria. In Calabria in questo momento abbiamo una narrazione a livello nazionale che sembra quasi che fuori dalla Calabria esca un mostro diverso da quello che è realmente la Calabria. E probabilmente la cosa che a me sto notando, o sto cercando di capire ancora in modo approfondito, è proprio la mancanza, per esempio, nel suo paese, a San Luca, una cosa gravissima, che è la mancanza della conoscenza anche degli elementi elementari della letteratura di Corrado Alvaro. Giovanni. E io questo ritengo che sia una delle cose peggiori che possiamo, i nostri ragazzi non hanno conoscenza e coscienza di quello che era Corrado Alvaro, di quello che erano gli altri autori, ma soprattutto Corrado Alvaro, San Luca e la trasposizione della nostra terra fuori dalla campo. Sì, questo è un discorso che andrebbe fatto, diciamo, soprattutto nelle scuole. Non è un caso che io ho iniziato i primi Alvaro
in una scuola, un premio diciamo Messiano in una scuola, perché ci tengo moltissimo che i ragazzi lo conoscono, ma lo conoscono anche da molti punti di vista, cioè non soltanto perché è scritto da gente in Aspromonte, che poi purtroppo questo romanzo importantissimo eccetera, però ha, come dire, lo ha qualificato per farlo diventare uno scrittore meridionale con nostalgia eccetera, no? Quindi lo ha classificato in un modo che non sembra quello che è, e c'è uno scrittore europeo. E poco fa il professore parlava di Belmoro, ma parliamo dell'uomo in labirinto, parliamo dell'uomo forte, cioè l'uomo forte l'ha scritto 15 anni prima di Orwell, cioè, quindi praticamente lui ha questa visione europea, è uno scrittore europeo. Purtroppo siamo fermi anche in Calabria, siamo fermi a quel discorso alvariano di Alvaro come scrittore meridionale. Tra l'altro lui odiava essere chiamato scrittore meridionale, odiava. C'è una bellissima inchiesta fatta negli anni 50 tra tanti scrittori sul meridionale, il meridionalismo. Lui dice assolutamente: io sono uno scrittore e basta, poi sì, le cose che faccio posso piacere, posso non piacere eccetera, ma siamo scrittori. Pavese è uno scrittore, non è uno scrittore settentrionale e altri, no? Quindi voglio dire, questa per dirla anche di oggi, Gianni Amelio, regista Gianni Amelio, odia farsi chiamare scrittore e regista calabrese, perché questo può significare una diminuzio a livello di quello che tu. Poi la Calabria in al medio c'è sempre, va bene, nel suo film, come c'è Calabria nel Varo, però io sono un regista, io sono uno scrittore e parlo di quello che mi interessa parlare, senza essere definito in qualche modo, perché altrimenti rischiamo di fare un discorso sotto traccia, no? Per quanto riguarda. Poi chiaro, la scuola deve fare di più su Alvaro, la scuola deve fare di più, non può limitarsi soltanto a un discorso minimalista, perché Alvaro apre spazi enormi. Per dirla, chiudo qui, quando va in Russia e va a vedere poi il cinema, assolutamente, perché lui dovunque va subito al cinema, incontra Messiano a Mosca. C'è un incontro con Messiano, non è un incontro molto 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 felice, però non è molto felice, cioè voglio dire, lui pensava al bar di essere trattato in modo diverso, però al bar ha chiesto un biglietto per entrare al cinema e Messiano gliel'ha firmato eccetera, è andato a vedere questo film russo di cui poi parla nelle critiche nel libro. Cristina, c'è la stessa domanda che vorrei ascoltare. Ok, mi senti? Allora, sì, diciamo il problema di Alvaro nelle scuole è che Alvaro è considerato nelle antologie più in uso, è considerato uno scrittore appunto che rientra nel realismo magico, che non si studia mai. Tra l'altro lui attraversa il realismo magico, ma lo travalica assolutamente, per cui è ancora più difficile. Diciamo, sarebbe molto più facile nelle scuole, ma non dico nelle scuole calabresi, nelle scuole italiane, nelle scuole europee, sarebbe molto più facile approcciare Alvaro partendo dalla narrativa, dai suoi racconti, soprattutto i suoi racconti che sono la cosa più bella e dal mio punto di vista sono anche la produzione più interessante, perché assume un punto di vista anche molto vicino a quello degli adolescenti, delle donne, penso ai racconti dell'amata alla finestra, ma penso ai racconti che lui trae dal mondo del cinema, perché poi non dimentichiamo che Alvaro ha un modus operandi, ha un modo di lavorare, per cui lui durante tutta la sua vita nei suoi diari prende degli appunti con gli aneddoti più interessanti, con gli episodi più interessanti che incontra, ai quali assiste, e poi rielabora nei racconti, negli scritti sul cinema, nei soggetti cinematografici, rielabora questi episodi gustosissimi, a volte veramente sono degli aneddoti
molto semplici, ma molto, molto gustosi, molto interessanti, li rielabora, li inserisce nei racconti e ne fa lo spunto appunto per quello sguardo antropologico sulla realtà di cui dicevamo prima. Per esempio, nella mia piccola esperienza, io insegno nelle scuole medie, io faccio spesso leggere Il ritratto di Melusina nelle scuole. Il ritratto di Melusina, pur non parlando diciamo di cinema in senso stretto, però parla del rapporto con l'immagine. È un racconto molto breve, molto semplice, molto comprensibile, ma molto interessante, perché parla appunto di questa ragazza che viene ritratta, di un piccolo paese che probabilmente è San Luca, un paese abbandonato, un paese in cui vivono ormai solo i vecchi, solo gli anziani, e questa ragazza molto bella viene ritratta da un pittore e perde il contatto con la propria immagine, quello che un po' oggi succede sui social, quello che succede con le nostre immagini, con le nostre fotografie, perché il pittore va via, si porta via questa immagine, questo ritratto, e lei piange perché non sa questo ritratto che fine farà. E io in genere parlo di, faccio leggere ai ragazzi questo racconto che è brevissimo, una paginetta e mezza, è proprio breve, semplicissimo, ma contiene in nuce tutto lo stile di Alvaro, per farli riflettere su un tema molto attuale come è quello appunto delle immagini, come è quello della, insomma, dello stare attenti a come le nostre immagini, poi perdiamo il possesso della nostra immagine, non sappiamo le nostre immagini dove vanno a finire. E questo mi è, diciamo, molto agevole trarre da questo uno spunto per parlare di temi di attualità anche con ragazzi molto giovani. Quindi Alvaro è assolutamente uno scrittore contemporaneo che andrebbe rivisto da tutta una serie di punti di vista. Ma come dicevamo prima col professore Rando, il modo più semplice per conoscere Alvaro è leggerlo, perché soltanto leggendolo si può, diciamo, possiamo riuscire a far cadere tutta una serie di stereotipi, perché dobbiamo dire la verità, molti ragazzi non leggono Alvaro perché ce l'hanno in odio, perché pensare di essere, per dei ragazzi calabresi, pensare di essere rappresentati nel 2021 ancora solo e soltanto come pastori dell'Aspromonte, eccetera, eccetera, non è chiaramente molto, diciamo, allettante. Far leggere a questi ragazzi anche altro, far leggere i racconti ambientati in quello che noi oggi chiamiamo il backstage dei set cinematografici, no? Ci sono dei racconti che parlano di quello che succede dietro le quinte. Sarebbe molto più interessante, o far leggere i racconti di Occhi di donna, L'amata alla finestra, Melusina. Insomma, sicuramente sarebbe per i ragazzi molto molto più interessante. Perfetto, grazie Cristina. Ma poi tra l'altro mi preoccupo molto che anche di quello che esce fuori spesso volete. Io mi metto nelle mani del professore. Professore, professore Rando, aspetta che la riattivo. Niente, volevo dire, a proposito di questa dimensione regionalistica di Alvaro, a cui avete accennato, è veramente da superare. Tra l'altro bisogna pure considerare questo, che l'editoria del tempo gli richiedeva romanzi appunto ambientati, o racconti ambientati in Calabria, e questo credo per una sorta di razzismo, o magari non direi razzismo, ma comunque di pregiudizio ideologico, per un milanese degli anni 30, 40, 50, la Calabria, come la Sicilia, era una sorta di Eden perduto, un luogo lontano dalla civiltà. Comunque per loro era un mondo, come si direbbe oggi quando noi ci accostiamo all'India, all'Africa, ecco, era un mondo sconosciuto che andava meglio conosciuto. E fra l'altro questi romanzi e questi racconti di Alvaro vendevano parecchio. Mentre, per esempio, questi racconti che io ho pubblicato di Alvaro sono tutti racconti, ecco, per dire il vocabolo che ha usato il nostro amico Staffopoulos poco fa, europei. Cioè ci sono racconti non più ambientati in Calabria. E questa è una cosa molto singolare, perché i racconti ambientati in Calabria sono stati tutti pubblicati, perché gli editori avevano bisogno di questi racconti, vendevano questi racconti. La Calabria mitica, arcaica, si vendeva, c'era questa tendenza, allora il mercato librario era molto ridotto, ma quei quattro gatti che leggevano credevano di essere, come dire, sociologicamente superiori al mondo calabrese, e leggevano questo mondo, questi fatti del mondo calabrese con l'occhio di chi si accosta al mondo primitivo, insomma, qualcosa di
di questo genere. Invece questi racconti che io ho scritto, ho messo insieme e ho pubblicato con Rubettino, tra l'altro Rubettino gli ha fatto una bellissima edizione, c'è una bella copertina di cartone, che io sappia però non hanno avuto grosso successo, perché niente di Alvaro, questo me l'hanno detto a Milano, Pompiani, eccetera, non si vende più Alvaro. Cioè Alvaro non sta sul mercato, è veramente incredibile, perché questi racconti non calabresi, ecco direi racconti non calabresi, o non solo calabresi, di Alvaro, ce n'è qualcuno calabrese, ma per lo più sono 58 racconti europei. Tra l'altro incentrati tutti su tematiche di donne, di complesse, le donne che attraverso il sesso si autodistruggono. Chi penserebbe a questo Alvaro che diventa addirittura un precursore di Moravia? C'è una rappresentazione della femminilità, della sessualità autodistruttiva di certe donne e del bisogno, ecco, rivolto ai giovani, che la fase più importante della vita è quella dell'adolescenza, che deve portare però alla maturità. Crescere è un ritornello nell'opera di Alvaro. Tutte le opere di Alvaro sono pregne di questo messaggio che per i giovani oggi dovrebbe essere fondamentale. Crescere, la necessità di crescere. Crescere per opporsi alla massificazione, per opporsi al potere mistificatorio che c'è in alto o in basso o comunque nella società. Crescere. Alvaro, anche nel nostro tempo e la speranza, che è più o meno di questi stessi anni, c'è questo messaggio continuo di Alvaro rivolto ai giovani, che devono crescere, trovare la forza per crescere, non restare bambini. E anche questo è un messaggio antitetico a quello di oggi. Perché oggi pare che il messaggio più coinvolgente per i giovani sia quello che chiamano il Peter Panismo. Oggi il sistema spinge i ragazzi a vivere come eterni Peter Pan, a restare bambini. Si idoleggia questa bellezza della fanciullezza, del restare bambini, che ha radici leopardiane per assurdo, come è fatto il mondo. Comunque Alvaro invitava i giovani a crescere, a non restare infantili, a non restare bambini. E poi c'è una rappresentazione dell'amore e della femminilità in lui, che sembrerebbe impensabile per quello che si sa di questo Alvaro di pastori, di contadini e di altro. Perché purtroppo, e ha ragione la collega Briguglio, è stato relegato in questa dimensione regionalistica dell'Alvaro calabrese, che ha finito per divorare tutto il resto di Alvaro, tutta l'opera di Alvaro. Qualcuno ha citato poco fa il romanzo L'uomo è forte. L'uomo è forte viene prima del famoso romanzo 1984 di Orwell, per esempio. Però Orwell è famoso nel mondo, mentre L'uomo è forte, che è la prima critica fatta da un intellettuale liberal socialista, non comunista, perché l'altra sventura di Alvaro è stata questa, liberale, un liberal socialista come Alvaro, critica la dittatura sovietica nel 1938. Si doveva arrivare alla caduta del muro di Berlino. Io non sono di destra, anzi sono di sinistra, però devo riconoscere che questo mito della Russia e dell'Unione Sovietica eccetera è rimasto in piedi fino al 1989. Ebbene, questo 50 anni prima, nel 1938, aveva, attraverso un romanzo e attraverso i reportage che aveva scritto prima e pubblicato sulla stampa dai suoi appunto viaggi in Russia, è il primo intellettuale occidentale che scopre la mistificazione del regime comunista, la disumanità del regime comunista. E comunque è così, Alvaro avrebbe mille cose da insegnare e da dire oggi, e forse aveva più cose da dire 50 anni fa, 60 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, eppure resta in questa dimensione di scrittorello regionale, che va quasi scomparendo, fra l'altro, nelle storie letterarie. Lui ha una strana sorte che lo apparenta al mio Quasimodo. Se voi cercate Quasimodo nelle storie letterarie è quasi scomparso. Eppure questo ha vinto un premio Nobel. Ma è veramente una cosa, e sono i misteri dell'editoria da un lato, ma anche i misteri della sottocultura dilagante nella quale viviamo. Sì. E poi andiamo ad apprezzare scrittorelli di quattro soldi che vengono sfornati continuamente,
mi scusi, ma devo parlare in questa maniera perché vorrei dire troppe cose e sono costretto a sintetizzare e quindi a usare un vocabolario che non mi è solito. Però è così, andiamo, diamo a questi ragazzi scrittori di poco conto, sia poeti che romanzieri, e invece nascondiamo veramente delle glorie letterarie e dei maestri effettivi. Professore, oggi. Per me è un piacere ascoltarlo, veramente, è un piacere. Mi scusi, è il mio entusiasmo. Speriamo la prossima volta di riuscire ad avere un po' di più tempo. Però tra 20 minuti c'è un nuovo programma che è essere genitori che fatica, perché poi affrontiamo pure il tema d'attualità qui con la Riviera Verde. Io vi ringrazio. Come dice Garibaldi. Il professore Giuseppe Rando, Cristina Prepuglio e Giovanni Scarpò. È stata una prima pietra su un percorso che speriamo ci porti lontano. Grazie a tutti ancora. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci, buonasera. Buonasera, piacere.